Il suo primo atto di ribellione avvenne a soli 8 anni, quando per aver difeso una compagna ebrea cacciata dal suo insegnante fu espulsa dalle scuole di tutta la sua città. È stata segnata dall'antifascismo e dalla difesa di quei valori che sarebbero poi confluiti nella Costituzione. La vita di Luciana Romoli, partigiana romana di 88 anni, protagonista di un incontro organizzato dalla scuola media Ettore Fiera Mosca di Barletta in collaborazione con l'AmpiBat, presieduta dal professor Roberto Tarantino. Luciana Romoli ha regalato alle centinaia di ragazzi radunatisi nell'auditorium per ascoltare la sua testimonianza uno spaccato della sua lunga ed emozionante esperienza al servizio della Resistenza. Vengo nelle scuole per portare ai ragazzi i valori della Resistenza. Libertà, giustizia, solidarietà, per cui tanti giovani, tantissimi giovani, come quelli di oggi e quelli più grandi, diedero la vita. Luciana Romoli fu una delle staffette che durante la Seconda Guerra Mondiale aiutarono i partigiani nella loro azione di contrasto all'occupazione nazifascista. Il ruolo delle donne, racconta, fu determinante nell'esperienza della Resistenza. Senza la loro partecipazione, senza la loro affettuosa solidarietà, il movimento partigiano non avrebbe potuto avere quello slancio e quella solidità che ebbe. Anche perché i partigiani ce lo dissero apertamente alle donne partigiane: noi non possiamo fare niente per voi, se volete organizzatevi. Invece noi poi per i partigiani abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto le staffette, gli abbiamo portato le armi, gli abbiamo portato i viveri e gli abbiamo portato tutto. Ad ogni viaggio la staffetta rischiava di essere presa, torturata e violentata. Il coraggio avuto da Luciana Romoli di fronte alle leggi razziali, alla perdita di libertà, agli orrori della guerra, sottolinea il dirigente scolastico Francesco Messinise, deve far riflettere anche le giovani generazioni sui valori fondanti della Costituzione italiana. Consentiamo ai ragazzi di sentire dalla viva voce di chi l'ha vissuta, no? La storia. Una cosa è leggere la storia sui libri, altro è sentire il protagonista, sentire la testimonianza di chi realmente l'ha vissuta. A me ricorda un pochettino quando i nostri nonni ci raccontavano le loro storie, no? Ci tenevano lì ad ascoltare, incuriositi, per cui penso sia la stessa cosa per loro. Io penso sia un grosso regalo per i nostri ragazzi.